Bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a Togem Enderla, gioco fighissimo per Sega Mega Drive, che io ce l'avevo all'epoca, c'avevo la cartuccia originale di questo gioco. E che risate con questo gioco, ci giocavo col mio amico Simone ai tempi delle scuole medie, questo gioco, troppo ride. Allora, questo gioco prende un po' in giro quella che è... lo stile funky, lo stile hip hop dell'epoca dei primi anni 90. Così sotto Togemendel dice: salve, dice Togem, il mio nome è Togem, che poi vuol dire, vabbè, ve lo dico dopo. E questo qui è il mio grande fratellone rappante Earl. Ciao, Earl e io siamo degli alieni molto funky dallo spazio profondo. Spazio profondo. Più specificatamente, veniamo dal pianeta Funkotron. Funkotron. Grazie, Earl. Check this out. Cioè, guarda un po'. Questa qui è la nostra super figa Rapmaster Rocket Ship, astronave Rapmaster. Nota gli speaker coi megawatt con cui Earl e io siamo molto conosciuti per sparare a estremo volume della roba molto funky. Fai sentire Earl. Recentemente però ci abbiamo avuto un piccolo problema. Piccolo problema. Fa troppo ridere sto gioco. Stavamo andando sul nostro bel razzetto. Sentendo le nostre belle musiche ci stavamo divertendo una cifra nel sedile del guidatore. Oh yeah. Erano tutti contenti che vanno nello spazio. Guarda, come questa cosa si va, ricorda, come sgommavano sull'astronave, schivavano gli asteroidi come facevano in Star Wars, no? La famosa scena di Star Wars dove schivano gli asteroidi, qua uguale. Guarda come schiva, a furia di schivare, a un certo punto succede il patatrack. Boom! Aiut! E crocca come se ci fosse la gravità, no? Vanno giù nello spazio. Fa ride sta cosa. Ma non c'è la gravità nello spazio. Vabbè, fa ride sta cosa. E vanno sulla Terra. Qua fa vedere che sono andati nel Polo Nord, invece no. Non avrei mai dovuto far guidare Earl. Io quindi siamo qui. E ci chilliamo sul pianeta più folle della galassia. Il pianeta Terra. Grazie ad Earl. Che faccia. Tutto quello che abbiamo che dobbiamo fare adesso è trovare i 10 pezzi della nostra rocket ship. E così possiamo gettare fuori di qui. Nessun problema. Nessun problema. Figata. Allora, questo è l'intro che vi spiega sta cosa, sta trama un po' strana. Allora, il gioco è divertente perché da una parte prende un po' in giro, oppure cavalca comunque l'estetica, questa rap dei primi anni 80, hip hop. Nei primi anni 90 c'era molto sta moda dell'hip hop, nei primi anni 90. E prende in giro anche un po' tutto il pianeta Terra, perché ci mostra un pianeta Terra distorto. Questo gioco ci fa vedere un pianeta Terra che non è come il pianeta Terra lo conosciamo noi. È strano. È come se fosse un pianeta Terra immaginato da degli alieni che l'hanno solo visto in televisione. Capite? È un po' come nel film Explorers, non so se l'avete mai visto, in cui gli alieni conoscevano la cultura terrestre solo dalla TV ed era tutto completamente sbagliato, no? La stessa cosa qua. La stessa cosa qua. Andiamo a giocare. Ok, andiamo a giocare. Ok. E noi ci giocavamo così, in due giocatori, Togem Enderla, ed era in split screen. Dice chi? Sopra dice. E in pratica a sinistra c'è il giocatore 1, a destra c'è il giocatore 2. E quando i due giocatori stanno nella stessa area, le due schermate si completano e diventa una schermata unica. Bellissima, se poi ve lo faccio vedere. Però adesso giochiamo solo con Togem. Allora, la cosa buffa è che... perché non mi fa usare... Ah, aspetta. Devo mettere il joystick, ok. La cosa buffa è che Togem... Allora,
Play New Game Random World, mondo casuale. Poi Gemout, questo ve lo faccio vedere dopo. New Game Fixed World, mondo fisso. Facciamo il Random World, mondo casuale. Allora, dicevo, To Gem, che è questo personaggino qui con tre gambe, vuol dire le caccole dei piedi. Sì, fa schifo, però si chiama così. To Gem vuol dire caccola dei piedi. Vuol dire... Allora, come vedete, abbiamo trovato un regalo. Perché, secondo gli alieni, nella cultura terrestre ci ha de fatto tanti regali. Ok? Allora, Earl è in vacanza, c'è scritto in basso a destra, fa troppo ridere sto gioco. Allora, premendo il tasto B, ci abbiamo tutti i regali. Qua vediamo che questi regali qua già sappiamo cosa sono. E ci dice bonus high tops, vuol dire sono le scarpe, tipo quelli della All Star, quelle alte, quelle con col collo alto. E sono bonus, queste ci fanno correre di più se le uso. Le usiamo col tasto C, mi pare. No, drop no. Perché drop? No, riprendiamola. Col tasto A le usiamo. Ok. Gemmin, e mo adesso lui c'ha. Vedete? E posso correre col tasto A. Che figata, fa troppo ridere. Allora, col tasto C mi pare che si saltava. No, col tasto C è la mappa. Come faccio a saltare? C'era modo per saltare, non mi ricordo. Forse devo solo correre. Sì, correndo lui salta. Abbiamo preso due regali bonus. Se corri sul bordo lui salta. Ok. E andiamo all'ascensore, perché gli alieni sanno che i terrestri usano molto gli ascensori per salire di piano. Però non sanno che gli ascensori stanno nei palazzi, non all'aperto. E non sanno neanche che la Terra non è fatta a strati, a piani, come fa vedere qua. Qua fa vedere che la Terra è fatta a strati. E poi gli alieni sanno che la Terra è ricoperta per la maggior parte d'acqua. Quindi per loro sotto è tutta acqua, c'è solo un'isoletta piccola. Guarda, c'è un diavolo. Sanno che sulla Terra ci sono i diavoli. Infatti lì c'è un diavolo che ci dà la caccia. Dobbiamo scappare, aiuto. Sentite che figata le musichette funky che ci sono. Sono bellissime, il diavolo. Gioca in due, sto giocando è uno spettacolo. Vedete, bisogna andare in giro a cercare i regali e gli ascensori per uscire a livello. Allora, ci sono, vedete, c'è la cassetta delle lettere, che però non mi ricordo che fa la cassetta delle lettere. Mi pare che è una trappola. C'è un regalino qua. Mi pare che nel gioco c'è anche Babbo Natale a un certo punto. Patatine fritte, queste ci ridanno l'energia. I'm stuffed, vuol dire sono pieno. Ah, ho finito le scarpe, quindi adesso la A serve per fare lo sneak. Dice, a che serve camminare così in maniera furtiva? Serve perché a un certo punto ci stanno dei nemici dormienti. Tu non li svegli se usi la camminata furtiva, altrimenti loro si svegliano e ti vengono a rompere le palle. Vedete? Tipo mo, il diavoletto si era addormentato. Noi ci siamo avvicinati e lui si è svegliato. Se noi stavamo in... Vuoi fare un ordine per posta? Ma sì. Però devo aspettare che il diavolo se ne va. Ok. Possiamo ordinare... Ah, con i punti possiamo ordinare i regali. Però no, aspetta. Non lo facciamo perché non so ancora cosa sono i regali. Vediamo un po' di scoprire cosa sono i regali. Sto gioco è una figata perché a ogni partita cosa c'è all'interno dei regali è randomizzato. Poi però ogni pacco uguale contiene lo stesso oggetto. Quindi una volta che tu hai aperto un regalo, poi sai cos'è. Quindi andiamo a vedere cosa c'è qui. No, la nuvola dei fantozzi abbiamo trovato, raga. Questo è un malus. Ogni tanto ci manda il fulmine e ci perdiamo energia, porca vacca. Aiuto, scappa che c'è. Allora, quando non abbiamo le scarpe non possiamo fare il salto. Infatti, vedete, lui tende a cadere. Fa troppo ridere. Sto gioco è troppo forte. Alla fine è una specie di roguelite sto gioco. Perché è un roguelike in cui se muori però puoi rispawnare. Ci abbiamo tre vite sotto, vedete? Ci sono tre stelle. Poi ho scritto Togge is a winner. Vuol dire Togge è un fesso. Perché dipende da che livello stiamo. Che livello stiamo Quello è come se fosse il livello del nostro personaggio. Come tipo in Dungeons and Dragons, no? Attualmente siamo livello fesso. Winner. In realtà winner in inglese significa salcicciotto, però vuol dire fesso anche. Allora, guardate, qua c'è il soldone. Alright, è back. Abbiamo trovato un soldone. Aiuto, no, no.
C'è il diavolo che ci vuole forconare il culo. No, diavolo, non ci forconare il culo. Con la C chiamiamo la mappa e vediamo quanto abbiamo esplorato. Ah, la mappa ci dice che in basso a destra troviamo l'ascensorino per il prossimo livello. Mo ci andiamo, so già che è una figata totale, ragazzi. Io ce l'avevo originale per Mega Drive. Non ce l'ho più, perché a un certo punto lo scambiai. Feci la stronzata di scambiarlo con un altro gioco. Non ricordo nemmeno che gioco. Mi pare con Strider, però lo cambiai, che era un bel gioco, Strider. Però sto gioco è bello da avere in collezione. Purtroppo non ce l'ho più. È un peccato. Perché era poi bella pure la copertina, che poi l'avete vista nella copertina del video, no? Allora, tipo c'è una torta lì. Possiamo prenderla se uso le scarpe, pure se faccio il giro largo. Andiamo a prenderci la torta, dai. Sentite la musica funky, che bella, che sto gioco è fantastico. Wow, fudge cake. Ho dato una torta. Abbiamo preso anche un un regalino. Mo saliamo l'ascensore e poi proviamo altri regali, eh. Vediamo un po' su che c'è qua. La mappa mi di la mappa mi dice che sopra c'è un passaggio, ma non ci dice dove conduce. Allora, bisogna stare attenti con quando si hanno le scarpe quelle sportive. Perché? Perché tu vai più veloce. Però succede che se caschi di sotto, cioè se vai sul bordo caschi. Sono altri regali. Andiamo a prendere. C'è un regalo raro là. Andiamo a prenderlo. Il gioco è fighissimo. Poi ovviamente se caschi di sotto, te ritrovi di sotto al primo piano e te devi rifare tutto il gioco da capo, fondamentalmente. Allora, che facciamo? Mettiamo le tops per andare più veloce? Ok, mo ci mettiamo le scarpe, le high tops. Così, Gemin, così andiamo più super high tops. Vedete, così andiamo un po' più veloce qua. Andiamo un po' più rapidi. Se no, all'ascensore ci arriviamo l'anno del mai. Dov'è l'ascensore? Sta qua? Eccolo, eccolo. Dai, andiamo. Saliamo. Sto gioco giocaccio in due era uno spasso, perché si andava in giro per la mappa a cercare regali, no? E poi ci si poteva scambiare regali, cioè tu potevi buttare un regalo per terra e l'altro giocatore se lo prendeva. Era una figata giocando questo gioco, ragazzi, assurdo. Cioè, alla fine è un roguelite molto semplice, però... Ah, c'è un pezzo dell'astronave qui, ci dici, in questo livello c'è un pezzo dell'astronave. Quindi cerchiamo di prenderlo. Attenzione, qui c'è anche un lago, eh. I'm stuffed. Ah, guardate, c'è il... il criceto che cammina nella sfera di plastica. Oh, c'era un segreto. C'era un coso segreto, un'area segreta. Che zompo. Diavolazzo, là. Ah, vedete, intanto fa bip bip. Come il bip bip, quello di Roadrunner, della Warrior. Sotto vedete c'è un 3, ci dice che siamo a livello 3. Ci sono le ballerine di Hula, che è un'altra cosa, che se gli alieni pensano che il mondo sia pieno di ballerine di Hula, mentre invece stanno solo alle Hawaii. Guarda, ah, ecco, le ballerine di Hula ogni tanto ci bloccano quando il nostro personaggio si mette a ballare, non cammina, ed è un problema. Perché? Perché se ci sono altri nemici in giro ti possono arrivare addosso e ti fanno danno. Quando ci sono due ballerine di Hula è complicato, perché entrambe ci fanno l'effetto ballo. Quindi allontaniamoci, che è meglio. Entrambe ci fanno l'effetto ballo, quindi balleremo più spesso. Ok, quindi è un problema. Andiamo a vedere la mappa. Mi sa, dobbiamo andare verso il basso, perché sopra è tutto chiuso. E andiamo a vedere, apriamo un regalo. Dai, intanto là c'è un diavoletto che dorme, noi gli possiamo passare vicino così. Andiamo in un'area un po' più ampia e apriamo un regalo. Dice, perché va nell'area più ampia? Perché è capace che succedano cose brutte col regalo. Possono essere cose buone o cose brutte nel regalo. Allora, mettiamoci qua, apriamo un regalo. Vediamo un po' questo piatto, cosa c'è dentro. Yum! Quindi è qualcosa da mangiare. E non, però non ci ha detto cosa. Food, cibo generico. Vediamo questo viola. Cool! Slingshot! Abbiamo trovato un'arma. Che è la cosa, la... Slingshot sarebbe la fionda. Doofus! Non so che vuol dire, però... Allora, vedi, la fionda lancia i pomodori. Quindi possiamo lanciare i pomodori ai nostri amici finché dura la fionda. Perché poi se consuma... Finché dura la verdura, giustamente.
Ok. Ovviamente possiamo avere un oggetto solo alla volta. Quindi se abbiamo la la slingshot, la fionda, non possiamo avere le scarpe. Purtroppo non possiamo andare avanti. Mi sa che dobbiamo fare un salto qua. Ci servono le scarpe per forza. Se no non possiamo proseguire nel gioco. A sinistra ho visto che c'è un fiordo molto... ecco qua. Aspetta, ammazziamo le... mi dispiace ma dobbiamo ammazzare la ballerina di Ula. Ok. Qua ci si passa qua? No? Sì, c'era un passaggio segreto. Guarda un po'. Un po' come nei roguelike, no? Dove tu scopri, diciamo, sta per finire la fionda, guardate, sta lampeggiando. Nei roguelike tu a volte scopri i corridoi, le cose solo quando ci passi vicino. Qua è simile. Ok, quindi alla fine è un roguelike sto gioco. Però quando ero ragazzino non lo sapevo che era roguelike, era solo un gioco figo per me. Non conoscevo molto i giochi di ruolo o i giochi tipo questo, i dungeon crawler roguelike, non li conoscevo all'epoca. Allora, vediamo un po'. In questo pacco a puaco ci sarà... wow, Fudge Sunday, ho trovato una torta. Pezzo dell'astronave, guardate, c'è anche il cartello. Abbiamo trovato l'unità di stabilizzazione anteriore, che sarebbe il pezzo dello snowboard lì. Questo gioco fa troppo ridere. Allora, attenzione che c'è un diavolo che balla. Vediamo un po' questo arancione. Ho trovato dei pomodori e questi li possiamo lanciare a mano. Vedete, sono meno efficaci della fionda, sono molto più lenti. No, macchinosi da utilizzare. Aiuto! No, diavolo, non mi... C'è un telefono che squilla? Sì, perché gli alieni sanno che sulla Terra è pieno di telefoni che squillano. Dobbiamo riuscire a trovare sto telefono. Ok. Dove sarà il telefono che squilla? Sarà di qua? Ma lì c'è un regalo. Gross! Ah, Old Cabbage! Abbiamo trovato un vecchio cavolo marcio e ci ha fatto perdere energia. Oh, intanto qua c'è il... c'è l'ascensore. Però voglio vedere dove sta il telefono. Dove sta da queste parti? Vediamo un po' che dice la mappa. La mappa non ci indica dove è il telefono. Dov'è il telefono? Voglio rispondere al telefono. Telefono... non c'è più, mi sa che è scomparso. Devo un po' scompare, mi sa, il telefono. Là ci sono le sabbie mobili, attenzione. C'è una cassetta delle lettere, possiamo ordinare un regalo. Apriamo un altro regalo, dai, prima di andare via. Questo altro appuà, vediamo che c'è dentro. No, cos'è? È un teletrasporto, ci ha teletrasportato da un'altra parte del livello. Ah, però guardate, è molto più avanti. Penso. No, siamo dove stavamo prima? No, siamo un po' più avanti, mi sa, eh. Ci deve trasportare. Ah, c'è una pizza! Buona! Yum! Pizza! C'è un mago. Un mago nerd. Non gli posso più sparare perché ho finito i cosi. I pomodori. Però il mago nerd mi pare che ci spara le magie se non stiamo attenti, eh. Sì, perché nel mondo... gli alieni pensano che nel mondo reale ci siano i maghi che sparano le magie. All'epoca non c'era ancora Harry Potter, eh. Aiuto, aiuto! No, non mi mozzicare il culo. Aiuto. Allora, apriamo un altro regalo. Allora, qui che c'è? Nella sacchetta viola? No, abbiamo trovato una ciambella. Forse possiamo nuotare con questa. Sì, con questa posso nuotare. Guardate che figata. C'è un dollarone là, andiamo a prenderlo. Money, back. Abbiamo trovato un soldone. Vai con la paperella. Fa troppo ridere sta cosa. Apriamo un altro regalo? Questo qua. No, il randomizzatore di regali. No, ci sputtana tutti i regali. Non sappiamo più cosa c'è nei regali. No, quello è tremendo quando lo... apriamo quest'altra qua, tipo dalmata. No, scossa elettrica. Sono morto. Vabbè ragazzi, questo era Togemon Derl. Mi piacerebbe giocare ancora. No, aspetta, giochiamo un altro po'. Tanto abbiamo altre due vite. Regalo misterioso. Niente, non mi ha dato niente. Ah, qua un decoy. Che sarebbe un pallone. Vedete, i nemici vanno ad attaccare lui invece di attaccare a me, vedete? Decoy. Vanno ad attaccare lui invece di attaccare a me. Figo, no? C'era un telefono che squillava qua, mi sa che è scomparso. L'altro dollarone, questo ci serve per... uova e bacon.
I'm stuffed, dice, che vuol dire che c'è tutta la pappa, cioè ce l'ha. Vediamo qua. Allora, mi pare che il salvagente non si consuma, al contrario di altri oggetti. Già che fighissimo. Si può fare il gem out. Non ve l'ho fatto vedere. Il gemming out sarebbe che entrambi i giocatori possono suonare tutti i suoni campionati del gioco. Ah, mi sta finendo il salvagente. Si possono suonare con suoni campionati del gioco per fare delle proprie musiche funky. È una figata sta cosa. Andiamo a livello superiore. Andiamo a livello 4. Vediamo se c'è un altro pezzo dell'astronauta. Sto gioco l'abbiamo mai finito io e Simone. Sì. Un pomeriggio ci siamo messi, dopo tante partite, ci siamo messi lì quelle 2-3 ore, ci siamo messi d'impegno e l'abbiamo finito il gioco. Abbiamo preso tutti i pezzi dell'astronave e siamo tornati a casetta su Funkotron. Bellissimo, ragazzi. Una soddisfazione unica. E c'è anche una bella sequenza finale, molto elaborata. Attenzione, c'è uno squalo sotto, eh? C'è uno squalo. Allora, ci hanno informato che qui c'è un pezzo di astronave. Lì c'è un pezzo di torta, ma io sto pieno, quindi non lo prendo. Allora, apriamo un altro regalo. Di Koi sarebbe il pallone a forma di... Libro, no, il libro mi blocca per un po' di tempo. Ecco, si è addormito. Allora, noi adesso, muovendo il joystick, si è addormito leggendo un libro. Un buon libro. Allora noi, muovendo il joystick, diciamo: sveglia, sveglia, wake up, svegliati. Finché lui non si sveglia. E poi alla fine, wake up, svegliati. E si è svegliato. Fighissimo. Allora, a che serve? Il libro è un malus che praticamente ti fa perdere tempo. E se ci sono nemici in giro ti possono attaccare. Poi vediamo un po' la pochette. Che adesso, visto che c'è stato il randomizzatore di regali, sarà un'altra cosa. C'è una porta. Entriamo. Teletrasporto. Siamo in un altro punto del livello. Vediamo quale. Siamo un punto completamente diverso del livello. No, non mi schiaccia. Aiuto. Mi ha schiacciato il gerbillo su. Mortacci sua. Allora, andiamo su. Allora, vediamo un po'. Altro regalo. Total Bummer, mi sa che è il libro. Ah no, sono i botti. Non lo so. Vabbè, vediamo quest'altro. Oh, abbiamo trovato le scarpe a molla. Guarda che zompi che fai, che scarpa molla, fantastico, eh? Questo può essere utile anche per raggiungere aree irraggiungibili. Guarda, c'è un'autostrada. Sull'autostrada si va più veloci, vedete? Perché agli alieni gli hanno detto che sulla Terra ci sono le autostrade. Gli alieni hanno detto: ma a che servono le autostrade? Gli hanno detto: perché se le autostrade ci vai più veloce. Ah, quindi loro pensano che anche a piedi tu vai più veloce sulla strada asfaltata. C'è Mister Carota. Ah, quello perché hanno detto agli alieni che esisteva negli anni 90 un attore americano che si chiamava Carrot Top, che vuol dire cima di carota perché c'aveva i capelli rossi. E loro si pensano che è davvero una carota. Questo è Babbo Natale che lui vola a consegnare i regali. Però gli alieni non sanno che lui c'ha le renne. Si pensano che vola col jetpack, capite? Sto gioco fa troppo ride. È completamente folle sto gioco. Poi To Gem è troppo buffo come alieno. Allora, saltiamo su. No, ho finito le scarpe a molla. Allora, apriamo un altro regalo. Qua che troviamo? Niente, sto coso ci fa zompata d'alto, ma non so. Niente, vabbè, proviamo quest'altro. Yuck. Ha trovato un oggetto brutto? Cibo marcio, tipo. Qua, vediamo un po' che c'è. Yeah! Tomatoes! Abbiamo trovato i pomodori. Qua non c'è niente, qua è tutto chiuso. Andiamo a usare i pomodori per far fuori il criceto nella palla. Sì, perché gli alieni pensano che i criceti nella palla sono giganteschi, non sanno che sono piccolissimi. E non sanno che i criceti vivono anche al di fuori delle palle di plastica, in realtà. C'era un gioco fighissimo PC, si chiama Amsterdam. Ah, sono diventato un po' in Dexter, che vuol dire tipo un secchione. Ok, sono salito di livello e sono diventato un po' in Dexter. Mi ha dato una vita bonus e c'ho la barra di energia più lunga ora. Praticamente è salito il livello. È come nei giochi di ruolo quando sali di livello, no? Sto gioco praticamente è un gioco di ruolo, però travestito da gioco stupido, funky, folle. È bellissimo, è bellissimo.
Cioè che fantastico. Prendiamo la pizza. No, questa è la torta. Ick. No, il formaggio marcio. Ho perso energia, raga. Mi sta per finire la, il pomodoro. Ok, ho tirato il pomodoro alla ballerina di Ula. La mappa dice che sto andando bene. Dobbiamo trovare un altro pezzo dell'astronave, eh. Allora, qua c'è Babbo Natale, gli spariamo. Ah, non gli posso sparare. Ah, mo mi ricordo. Babbo Natale può essere sfruttato perché, vedete, lui rovista nel suo sacco di regali e poi va via. Se noi andiamo quatti quatti senza farci sentire vicino a Babbo Natale, gli possiamo scippare un regalo. Capite qual è la figata? Possiamo rubare un regalo a Babbo Natale. Io ballo con la ballerina di Ula. Uba, uba. Uba, uba. Che figata. Mo mi ricordo a Babbo Natale gli possiamo scippare i regali. Questa cosa non mai ricordavo. Allora ragazzi, la puntata sta per finire. Però io salverò la posizione qui, così non perderemo questo, questi progressi. E se volete il gioco lo continuiamo e proviamo a finirlo. Che figa, questo gioco è fighissimo, ragazzi. Oh, ho sentito un telefono. Potrebbe stare sotto. Andiamo a vedere se sta sotto. Telefono. Non mi ricordo cosa ci dà il telefono. Intanto abbiamo trovato un pazzo. Oh, le api, attenzione, quelle sono pericolose. Ci dà il Super Funkomatic Amplamator, che non so cos'è. Allora, alle api possiamo sfuggire se entriamo nell'acqua. Oh, il telefono ci scopre alcuni blocchi della mappa. Questa è utilissima, sta cosa. Perché agli alieni gli hanno detto che il telefono ti dà informazioni utili. In questo caso ti dicono cose utili al telefono, in questo caso è questo. Vabbè ragazzi, allora io qui salvo la posizione. Io salvo la posizione qui. Faccio un salvataggio, scusate. Ok, ora che ho salvato la posizione, resettiamo un attimo il Mega Drive. Se volete il gioco lo continuiamo da quel punto lì, esatto, perché ho salvato la posizione. Se però intanto, nel frattempo, vi faccio vedere cos'era il Gem Out. No, torniamo indietro. Il Gem Out. In pratica, ci sono delle canzoni che possiamo sentire. Sentite? Musica base. Possiamo anche mettere nessuna musica e facciamo solo... con i tasti possiamo fare i suoni. Questo è A. Questo è B. Poi C è questo. Il battito di mani. Poi lo start. Lo start è lo scratch. Poi su giù, questo è su, questo è giù, questo è sinistra, questo è destra. Aspetta, c'è un po' di ritardo nei controlli, quindi non riesco a suonare bene, aspettate. E uno si può divertire così a gemmare, a fare gli assoli di batteria, di scratch e di campionamenti. Carino, no? Niente ragazzi, per questo ho detto, questa è la Togge Mandela. Gioco fighissimo, se volete lo continuate. Questo qua gioco un po' la mia adolescenza, sto gioco, perché ci giocavo una cifra col mio amico Simone, bellissimo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.